Una giornata importante per l'unità riabilitativa complessa dell'ospedale di Popoli, ma anche e soprattutto per la fondazione Il Risveglio di Manuela Onlus, con la famiglia Verna, in particolare la signora Anna Verna, particolarmente orgogliosa. Perché? Perché è nato oggi qui, inaugurato con un taglio del nastro dal ministro della salute Orazio Schillaci, il primo centro del risveglio in Abruzzo. Persone che hanno avuto la fortuna di uscire dal coma, ma che devono intraprendere un'altra strada, un altro percorso, quello della riabilitazione, un percorso complesso che necessita di personale qualificato e anche di strutture e di terapie adeguate. Tutto questo sarà possibile farlo qui, 12 posti letto con varie differenziazioni e un'inaugurazione, come dicevo, al massimo livello. Presente il presidente della regione Marco Marsilio, seppure con la carrozzella per il suo infortunio, presente l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verilo, onorevole Guerino Testa, i vertici della ASL di Pescara, tanti sindaci anche del territorio. Nell'intervista ascoltiamo qualche breve dichiarazione del ministro Orazio Schillaci e a seguire proprio le dichiarazioni di Anna Verna della fondazione dell'associazione Il Risveglio di Manuela Onlus. È una visita importante la sua per dare anche il giusto riconoscimento a chi si è impegnato così tanto per questo. Sì, assolutamente, anche un segno di stima e di apprezzamento per quello che sta facendo la Regione Abruzzo, e credo che aprire un centro del risveglio sia fondamentale per dare un segnale di attenzione a tante persone che hanno bisogno, e quindi sono certo che questo diventerà un punto di riferimento. Di quante persone anche come la signora Verna ha bisogno della sanità? Aggiungerei purtroppo. Guardi, io sono stato colpito dalla lettera che mi ha mandato la signora e quindi ho voluto testimoniare la mia attenzione e quella del Ministero, che ho il privilegio di dirigere in questo momento verso una tematica così significativa anche per i pazienti più giovani. Grazie. Che regalo farebbe alla sanità abruzzese per Natale, l'ultimo? Ah, che tutti i cittadini della sanità abruzzese possono avere accesso alle cure nel migliore dei modi, come in tutto il resto d'Italia, senza nessuna differenza né di regione né di possibilità economiche. Grazie. È una giornata importante per i pazienti, ma anche per la famiglia Verna. Avete, immagino, anche inseguito questo obiettivo, coronato oltretutto da una presenza illustre che è quella del ministro Schillaci. È stato un percorso, signora, molto molto lungo, pieno di dolore, di sofferenza, di solitudine, perché noi per 4 lunghissimi anni abbiamo peregrinato in tutta Italia e all'estero alla ricerca di una struttura che potesse ridarci nostra figlia. Disagi che non possono essere descritti con le sole parole, perché al dolore si uniscono tanti componenti, come le dicevo, la solitudine, aspetto economico, fuori di un ambiente caro, lontano dagli altri figli. Ma io, per sopravvivere al dolore della mancanza di mia figlia, ho cercato di superarlo, questo dolore, con il coraggio. Ma un coraggio che ha richiesto una forza sovrumana, soprattutto data la mia vegliarda età. Ma ho combattuto e sto combattendo fino ad oggi e lo continuerò a fare, perché questa è stata la motivazione, la sopravvivenza, non inaridire il cuore e pensare a tutti quelli che avevo lasciato nei vari reparti. E ancora oggi molte mamme mi chiamano per chiedermi aiuto.